12 partite consecutive con una sola costante, il successo, 99 gol fatti, record del girone A della Serie D Pontina. Ma nonostante questi numeri clamorosi, l'Eagles è ancora al secondo posto in graduatoria ad un solo punto dal team Nuova Florida. Per continuare l'inseguimento, dunque per operare anche il tanto atteso sorpasso, la formazione di casa dovrà proseguire su questa strada, ma non sarà facile farlo in questa quarta giornata di ritorno contro il Littoriana Futsal, per nulla disposto a recitare il ruolo di comparsa. Un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Colucci. È sicuramente uno stop molto prolungato. Attenzione a questo tiro in porta da parte di Frioli, che termina sul fondo. Per il Littoriana Futsal rischia tantissimo qui il capitano. Attenzione, perché Abate stava per approfittare di una grande chance. Contropiede, attenzione del Littoriana Futsal con la grande uscita da parte del portiere. Adesso il pallone è per l'Eagles. Viene coinvolto addirittura il portiere, attenzione a questo tiro in porta e poi la deviazione da parte di Fulco, da due passi non trova la porta. Vediamo se ci sarà qualche schema in particolare. Non è così, tiro e il pallone che viene ribattuto proprio sulla riga da Pagano, numero 14, poi va a dare una mano ai suoi. Merola allarga a sinistra, attenzione a Balestrieri, tutto solo, c'è Capoccia. Che sentenza Masullo, un'azione micidiale questa costruita dal Littoriana Futsal, che passa in vantaggio. Questa per l'Eagles in occasione del gol incassato. Vecino intanto con questa palla e pareggia i conti, bravissimo Vecino, è stato lesto, veloce e soprattutto preciso poi nella conclusione in porta. Ha pareggiato dunque subito l'Eagles Aprilia. Va da Balestrieri, Balestrieri rischia tantissimo, perde questo pallone e poi viene castigata dalla formazione del Littoriana Futsal. Dunque arriva il 2-1 da parte dell'Eagles, che errore però da parte della difesa. Può provare sul lato di destra, anche se Capoccia. Poi attenzione a questo gol in spaccata da parte di Merola. È arrivato il pallone a Merola da posizione davvero angolatissima, è riuscito a mettere dentro con questo preciso diagonale la rete del pari, bravissimo. Dura poi non incassare il gol Frioli, intanto pallone d'oro dato in avanti, fallo, calcio di rigore, ci sembra netto, fallo subito da Fulco. Pignatiello prende la rincorsa, il destro, il gol, tiro non particolarmente angolato ma ha spiazzato comunque Grassia. Attenzione a questo pallone messo dentro, un calcio d'angolo che sembrava tutto sommato innocuo, alla fine si è trasformato in oro per quanto riguarda l'Eagles, che con Pintili trova la rete del 4-3, altra distrazione difensiva davvero incredibile. Cercato l'azione personale, poi Pagano rischia tanto, perde il pallone, attenzione a Pignatiello che colpisce la traversa, ma c'è anche un miracolo da parte di Grassia. Frioli, Pignatiello, ancora Frioli che riceve il pallone, si gira e caccia in porta in un amen, in una frazione di secondo Frioli ha punito nuovamente Littoriana Futsal, cala il pokerissimo dunque la squadra di mister Iannaccone, 5-3, quella di recuperare due reti. Adesso c'è questa rovesciata volante, che numero da parte di Merola, che raccoglie applausi a scena aperta. La panchina del Littoriana Futsal che sta forse protestando un po' troppo, non riusciamo a vederla dalla nostra postazione. Intanto è già stato battuto questo calcio di punizione, incredibile errore sotto porta da parte di Sacchetti. Concertano lo sviluppo di questo calcio di punizione 2. Il sinistro violento da parte di Fulco, parata da parte di Grassia, poi contropiede del Littoriana Futsal con Merola che non riesce però a toccare in porta. Eagles Aprilia che adesso deve stare molto attenta però in difesa. Bel pallone intanto dato da Pignatiello per Frioli, gran parata qui da parte di Grassia. Ricorsa da parte di Vecino, il tentativo, il pallone che termina sul fondo. E poi il tentativo e il gol da parte di Pignatiello, che è riuscito a calciare con il collo destro sul primo palo un pallone che è terminato alle spalle di Grassia. E dunque arriva il 6-4 per la formazione dell'Eagles. Ha trovato dunque la rete che riporta due gol di vantaggio e poi c'è ancora la marcatura a sorpresa di Balestrieri, ma forse c'è stato un autogol. Altra situazione piuttosto convulsa, e l'Eagles che era passata nuovamente avanti di due gol, adesso è invece nuovamente sopra soltanto di una rete. Vecino, Vecino, subito dopo è arrivato il gol del 7-5, piovono marcature praticamente nell'arco di pochissimo tempo, ma le difese qui stanno ballando davvero la samba. Fioccano dunque le marcature.
Vecino ancora, prova il destro, è scatenato Vecino, non lo prendono più, riesce a fare quello che vuole e quando calcia sono dolori. 8-5 per Ligoez Aprilia, angolo praticamente trovato alla sinistra di Grassia, minacciato di cartellino giallo. Ancora Friuli, ha provato con il sinistro, strepitosa parata da parte di Grassia. Numero 5 dell'Ligoez, tanto c'è un bel corridoio, un bel passaggio, tutto splendido con la conclusione da parte di Friuli con il piatto sinistro. Azione di rara meraviglia questa da parte dell'Eagles. Feodrov, prestato Feodrov, cerca di far filtrare questo pallone, poi prosegue adesso Abate e si chiude questo triangolo. Che salvataggio da parte di Balestrieri e poi fissi al direttore di gara. Il pallone all'indietro, Sacchetti, il destro e il gol. Sacchetti con questo preciso tiro in porta alla destra del portiere Grassia manda la sua squadra in doppia cifra. Tanto tempo trascorso in panchina, evidentemente mister Salvatori non credeva più nella possibilità di rimonta, perché Merola era stato decisamente il migliore. Altra combinazione letale da parte dell'Eagles che manda in gol anche Feodrov e sono 11 dunque. E poi ha cercato la conclusione in porta Pintilie ed era l'ultimo tentativo di questo confronto, un confronto che è stato aperto e sicuramente divertente, soprattutto nella prima frazione, laddove il Littoriana Futsal ha creato delle insidie all'Ligoez Aprilia, che poi però nel lungo periodo, soprattutto nella ripresa, ha rimesso le cose in chiaro, le cose a posto, ha vinto dunque in goleata Ligoez Aprilia 11-5 contro il Littoriana Futsal e dunque nella peggiore delle ipotesi si mantiene a un solo punto di ritardo dalla capolista Team Nuova Florida, che giocherà comunque domani pomeriggio. Ed è tutto dunque con queste immagini, un cordiale saluto e ringraziamento agli amici di Mondo Futsal da Enrico Pasquali Coluzzi e da Valerio Di Prospero che ha operato le riprese televisive. Oh.